Presidente, una conferma a larghissima maggioranza. La conferma a larghissima maggioranza, che mi fa particolarmente piacere, è un attestato di stima, per questo ho ringraziato sia maggioranza che opposizione e ho garantito che nel proseguo dei lavori continuerò ad assicurare pluralità, e rispetto ovviamente del regolamento e rispetto delle prerogative di maggioranza e opposizione. Il mio impegno è quello di continuare sulla strada intrapresa in questi primi 2 anni e mezzo, gli obiettivi sono gli stessi, cioè il contenimento della spesa del Consiglio regionale e in più continueremo a lavorare su quello che abbiamo attivato, mi riferisco ad esempio sulla ricerca con le università per prospettare nuovi sentieri di sviluppo per le aree terremotate, continueremo a progettare interventi di sensibilizzazione con i ragazzi nelle scuole su vari argomenti, dalla pace all'Europa, ovviamente ricordando sempre la giornata della memoria e la giornata del ricordo, e continueremo a lavorare a stretto contatto anche con gli amministratori, l'abbiamo fatto quest'anno, l'abbiamo fatto anche l'anno passato con l'edizione di Marche Europa. E credo che il voto di oggi dell'Aula riconosca comunque il buon lavoro fatto anche sotto questo punto di vista.